Ciao a tutti! Oggi prepareremo il timballo di pasta con melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta, melanzane tagliate a cubetti, melanzane tagliate a fette e fritte, passata di pomodoro, scalogno, uova, olio evo, parmigiano e pecorino, sale, pepe e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le melanzane e cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la salsa di pomodoro . Aggiungere il basilico . Il sale e il pepe e cuocere per 25 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. 10 minuti prima del termine della cottura, cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. La salsa è pronta, condire la pasta in una ciotola capiente. Aggiungere il parmigiano e il pecorino ed amalgamare bene. E infine le uova sbattute. Ed amalgamiamo bene. Rivestire con le melanzane uno stampo. Versare la pasta. Mettere il resto delle melanzane. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa. La pasta è cotta,
Lasciamola intiepidire prima di capovolgerla su un piatto da portata. Timballo di pasta con melanzane. Grazie e alla prossima ricetta!